La Romule abbatte per 2-1 la Lodigiani e si guadagna la semifinale contro il Frosinone. L'ultimo step prima della finalissima. Tra i più propositivi in campo c'è sicuramente Diego Moauro, che sfiora il vantaggio dopo pochissimi minuti. Risponde però la formazione di mister Lettieri con questo bel tiro da fuori di Di Maggio, che esce di poco. Ancora Di Maggio pericoloso, guadagna il fondo, mette questo pallone in mezzo, arriva Francia a rimorchio con il piattone, riesce ad impadronirsi però del pallone Vilku, che si supera sulla zuccata proprio di Di Maggio poco più tardi per mettere in angolo. Zuccata che arriva anche dalle parti di Lepore, questa volta è Di Laurenzio che però non trova lo specchio della porta, quindi ancora pericoloso Moauro che rientra sul destro, palla facile però per Lepore. Dalla parte opposta del campo ecco la Lodigiani con Belardinelli con il suo mancino che si stampa però sulla traversa, e quindi ancora Di Laurenzio a rendersi pericoloso, questa volta con una punizione ci mette il guantone Lepore. Sull'out di sinistra è una furia Diego Moauro, che anche in questa occasione riesce a rientrare sul destro per calciare traversa, palo e riga. Si salva così la Lodigiani, ma questo è il preludio al gol che arriva poco più tardi. Celleno sfrutta l'errore di Lepore e lo punisce con il destro ad incrociare, che si insacca alle sue spalle per l'1-0 per i ragazzi di Bussi. Ad inizio secondo tempo è subito spettacolo, gran palla di Moro per Morici, grandissima risposta da parte di Lepore che tiene quindi vivi i suoi. Poi il cross di Obed attraversa tutta l'area e arriva al neo entrato Luttazzi, una grandissima risposta anche da parte di Vilku. I cross di Obed sono tra le armi più pericolose della Lodigiani e a dimostrarlo è proprio il numero 3 poco più tardi con questo gran pallone per Francia, che mette quindi tutto in parità. Pochi minuti più tardi, 1-1 tra Romulia e Lodigiani, non si danno per vinti però i ragazzi di mister Bussi. Altra grande palla di Moro per Evangelista, grandissima risposta da parte di Lepore che tiene tutto sull'1-1. Poi Francia cerca la doppietta girandosi dalla tre quarti, pallone che esce alto, quindi poco più tardi arriva però il gol della Romulia con Strizzi, errore di Lepore ed è il numero 19 che riesce ad approfittarne in mischia, spingendo quindi oltre la linea di porta il gol del 2-1. L'ultima occasione per la Lodigiani ce l'ha Capitan Di Maggio con questa punizione che viene ben respinta da Vilku. Poi poco più tardi il lunghissimo recupero ed il triplice fischio da parte del direttore di gara. Sarà Romulea Frosinone la semifinale.